Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La giunta comunale di Pescara dichiara guerra agli esercenti che non rispettano le regole sull'occupazione di suolo pubblico e a chi vende alcolici nella movida non rispettando i regolamenti sulla sicurezza. In arrivo 30 nuovi vigili urbani fino al 31 dicembre. Il servizio di Paolo Renzetti. Sì, noi dal primo giorno in cui ci siamo insediati abbiamo impostato il nostro discorso sul rispetto delle regole e sulla legalità e oggi agiamo per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico riportando il tutto all'interno delle regole. Abbiamo notificato alcuni provvedimenti di chiusura di locali che erano già in un'ottica di reiterazione di occupazione abusiva e abbiamo notificato 12 provvedimenti di avvio del procedimento di decadenza dall'occupazione del suolo pubblico per altri locali che senza autorizzazione occupavano spazi pubblici. Abbiamo deciso di muoverci in questo senso non per penalizzare le attività commerciali ma per fare in modo che tutti possano rispettare le regole, perché all'interno delle regole cresce sicuramente un'impresa sana, un'impresa solida, e noi vogliamo favorire le imprese che fanno attività commerciali e di ristorazione in questa città, ma lo fanno all'interno delle regole nel rispetto di tutti. Invece chi pensa che questa città sia diventata una giungla, una casba oppure una città dove i controlli non esistano può ovviamente pensare altro, perché da oggi in poi i controlli ci saranno, ma saranno controlli efficaci e nello stesso tempo avvieremo un tavolo di confronto con gli operatori seri che vogliono fare attività commerciale a Pescara e che vogliono avere anche spazi di occupazione di suolo pubblico giusti legati alle loro attività, ma nel rispetto delle regole. Purtroppo fino ad oggi questo non è successo. Questa situazione è stata molto trascurata e devo dire che nel primo intervento che ho fatto nel tavolo per la sicurezza urbana, la contestazione che è venuta dal prefetto, dal questore e dalle altre forze dell'ordine è stata proprio quella che il comune non aveva assolutamente attenzione rispetto al rispetto di alcune regole. Ecco, oggi invece è cambiato tutto, oggi le regole si rispettano, ma tutte le regole si rispettano, perché siamo andati negli immobili degradati che non rispettano i criteri di sicurezza, andremo nelle case di edilizia residenziale pubblica occupate abusivamente e ovviamente le libereremo con degli sfratti mirati e ragioneremo anche sull'occupazione di suolo pubblico, perché quello è suolo pubblico a disposizione della collettività, noi vogliamo che lo sia, chi vuole fare attività in quello spazio deve fare un'attività all'interno delle regole e potrà farlo tranquillamente a Pescara, però cominciamo a rispettare le regole. Sarà eseguita domani all'ospedale Mazzini di Teramo l'autopsia sul corpicino di Tommaso Galizzi, il bambino di 5 anni della Val Brembana, annegato ieri pomeriggio nella piscina dell'hotel Abruzzo Marina di Silvi, in provincia di Teramo, dove trascorreva le vacanze con i genitori e il fratello più grande. Il PM di turno Enrico Amedori vuole conferme dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra all'ipotesi della congestione digestiva quale motivo di decesso del piccolo. Al momento infatti non ci sono segni evidenti di altra causa, come confermato dalla prima ispezione cadaverica e dal rapido esame del cibo rimesso dal piccolo durante le manovre rianimatorie. Sul corpo non ci sono traumi evidenti che facciano pensare ad un colpo ricevuto mentre faceva il bagno e che possono essere stati all'origine della perdita dei sensi di Tommaso, finito sott'acqua in pochi secondi. A conferma di questo, grazie anche alla ricostruzione fatta attraverso le immagini delle telecamere dell'area beach, la piscina dell'hotel non è stata posta sotto sequestro, come riferito in un primo momento, e non ci sono al momento ipotesi di reato a carico di alcuno. L'impianto natatorio è in regola, come confermato anche dalla documentazione acquisita dai carabinieri della stazione di Silvi. Proseguiamo con il nostro notiziario. L'anno scolastico sta per partire, ma sono ancora tante le scuole a rischio sismico. L'assessore all'istruzione del comune di Chieti, Carla Di Biasi, ha spiegato ai nostri microfoni la situazione in città e ha annunciato l'intenzione di chiedere fondi alla regione. Il servizio di Giuseppe Dintino. Chieti è una città a rischio sismico, soprattutto la parte alta della città. Gli edifici non sono nuovissimi, quelli più problematici sono stati adeguati negli anni precedenti. Sicuramente qualcos'altro dovrà essere fatto, aspetto di leggere la relazione e capire quali sono i luoghi più urgenti dove intervenire. Tra un paio di settimane gli studenti torneranno sui banchi di scuola, ma rimangono perplessità sulla questione sicurezza. Molti istituti infatti sarebbero ancora ad alto rischio sismico.
Carla Di Biase, che nel comune di Chieti ora ricopre la carica di assessore all'istruzione dopo il recente rimpasto di deleghe, ha commentato la situazione teatina. La situazione è, diciamo, abbastanza sotto controllo, nel senso che adeguamenti sismici sono stati fatti e verranno e continueranno ad essere fatti. E proprio ieri ho scritto al dirigente dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e al collega dei lavori pubblici per sapere lo stato di fatto reale e ho chiesto una relazione tecnica dettagliata. Su 162 scuole abruzzesi solamente 10 hanno ricevuto i fondi per l'adeguamento sismico. L'assessore regionale Mauro Febbo però ha promesso che a dicembre saranno aggiunti tutti gli istituti che faranno richiesta dei fondi del Ministero dell'Istruzione. Dopo la variazione di bilancio votata, dove comunque si prevedono adeguamenti per alcune scuole, vorremmo fare una richiesta specifica in regione. Apprendo con piacere la notizia che l'assessore Febbo ha comunicato, sarà mia premura mettermi in contatto con lui e con la regione per sapere di che cifre parliamo e di quali scuole parliamo. Intanto, tra pochi giorni i bambini e i ragazzi torneranno sui banchi, ma anche per quest'anno alcune scuole sono a rischio e magari sarebbe stato il caso di provvedere a tutti gli adeguamenti sismici prima dell'avvio dell'anno scolastico. Le scuole sono i luoghi dove i nostri figli trascorrono la maggior parte del loro tempo e oltre alla loro formazione bisogna pensare alla loro sicurezza, quindi sarò la prima a battere i pugni ove necessario affinché il prima possibile si arrivi a delle soluzioni efficienti e efficaci laddove qualcosa è stato tralasciato. I cittadini e residenti chiedono un posto fisso H24 della Polizia Municipale di Pescara nel quartiere di Fontanelle. Avviata una raccolta di firme al fianco dei residenti, il capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli. Vediamo. Un presidio H24 della Polizia Municipale nel quartiere Fontanelle di Pescara, teatro ormai da tempo di episodi di microcriminalità ma anche di problemi che riguardano l'abusivismo di persone che occupano le abitazioni comunali e dell'ATER. Questa è la richiesta di alcuni cittadini e alcuni residenti. È iniziata, consigliere Pignoli, una raccolta di firme. Sì, è iniziata una raccolta di firme perché non esiste soltanto il centro di città. I cittadini hanno visto anche in senso positivo la nuova apertura di un punto di polizia municipale ai Silus in Piazza della Repubblica. Ma siccome il sindaco era venuto con me facendo un'assemblea importante durante la campagna elettorale insieme alla candidata di quella zona dell'UDC Patrizia Panunzio e aveva promesso determinate cose, tra queste c'era l'apertura di un punto di polizia municipale. Allora, siccome non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B e siccome il programma del sindaco e quindi dell'amministrazione centrodestra che ha permesso di vincere al primo turno in maniera impeccabile nei confronti di altre coalizioni era la periferia al centro, ovviamente mi hanno fatto recapitare un centinaio di firme che richiedono immediatamente un nuovo e ulteriore incontro con i cittadini di Via Caduti per Servizio, con il sottoscritto e con il sindaco per mettere in cantiere l'apertura di un ponte, di un punto fisso di polizia municipale che possa coprire non solo ed esclusivamente Via Caduti per Servizio ma anche il quartiere di San Donato e di Villa del Fuoco, che sono praticamente in linea d'aria a poche centinaia di metri. Ecco, questo vuol dire tutelare la periferia, questo vuol dire la periferia al centro. Adesso io immediatamente girerò ufficialmente questa raccolta di firme con la richiesta di questo incontro di questi cittadini insieme a me e aspetto e aspetterò ovviamente con ansia la convocazione da parte del sindaco che sottoscritto affinché io possa convocare i cittadini e possa fare una riunione per mettere appunto in cantiere questo nuovo punto di apertura della Polizia Municipale che potrebbe dare innanzitutto tranquillità ai residenti e potrebbe funzionare anche come deterrente per chi in quelle zone va lì per delinquere. Nessuna spesa folle, ma soldi che una volta spesi sono destinati a rientrare sotto forma di sponsorizzazioni. L'assessore al bilancio di Montesilvano, Deborah Comardi, risponde a chi aveva parlato di esposizione economica esagerata dell'ente. Vediamo.
si avvicina il grande appuntamento con il Jova Beach Party, c'è anche qualche polemica, come sempre accade in questi casi, si parla di spese per questo evento, il comune di Montesilvano, l'assessore Comardi vuole fare delle precisazioni, nessuna spesa folle. Assolutamente sì, stiamo vedendo che stanno sorgendo un po' di polemiche con riguardo questo argomento, per cui è necessario fare un attimino chiarezza. Allora, innanzitutto parliamo di spese. Prima spesa che noi dovremmo affrontare saranno 10.000 euro che servono per il livellamento della spiaggia. Sottolineo che questi sono interventi che erano già messi in programma, quindi in bilancio sono già presenti e sono interventi che noi non abbiamo attuato fino adesso in quanto c'è la stagione estiva in corso, quindi li abbiamo semplicemente anticipati in previsione dell'evento del Jova. Questi 10.000 euro sono altresì finanziati con fondi specifici per il demanio, quindi sono fondi finalizzati a questo. Per quanto riguarda altre spese, il Comune si deve far carico del piano di viabilità, mobilità e sicurezza, per cui, come è giusto che sia. Per cui parliamo di cifre che si aggirano intorno ai 30.000 euro. Questi 30.000 euro però verranno finanziati con fondi esterni derivanti da sponsorizzazioni che sono attualmente in contatto con il Comune, dai parcheggi, dal piano dei parcheggi e da somministrazione alimenti e bevande per il pagamento del suolo pubblico. Per cui noi avremo dei capitoli di entrata e di spesa pari a 30.000 euro che si equivalgono e si andranno dunque andranno a compensazione. Si può dire dunque che questo evento sarà quasi a costo zero per l'amministrazione comunale? Oppure no? Queste sono le nostre previsioni, quello che noi abbiamo stanziato in bilancio, quindi possiamo dire ai nostri cittadini che possono stare tranquilli. In occasione del 76° anniversario del primo tragico bombardamento su Pescara del 31 agosto del 43, l'AMPI, Comitato Provinciale Ettore Troilo, ha presentato l'evento Pescara a Memoria che si terrà in collaborazione con Pescara Bici Servizio. Saranno due le manifestazioni che si terranno domani a Pescara in occasione del 76° anniversario dei bombardamenti che distrussero la città e causarono migliaia di morti nel secondo conflitto mondiale. La prima manifestazione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale, la seconda dall'AMPI in collaborazione con Pescara Bici. L'AMPI era stata semplicemente invitata alla cerimonia organizzata dal Comune ma esclusa dall'organizzazione dell'evento, così come accaduto in passato. Gli eventi purtroppo, aggiungo, come lo scorso anno saranno due, lo scorso anno ce n'era uno del comune, dell'amministrazione comunale e uno dell'opposizione che stava in quel comune, in quell'amministrazione comunale e l'altro, quest'anno invece ci sarà quella del comune e quella dell'AMPI che per la prima volta negli ultimi, da quando esiste questa manifestazione che abbiamo creato in qualche modo noi, spinto noi Pescara a Memoria, per la prima volta sarà fuori dalle organizzazioni. Chiaramente, ecco, ci tengo a dirlo, l'AMPI non è stata esclusa dal Comune di Pescara come ha detto perché abbiamo avuto l'invito al quale abbiamo risposto che saremo presenti col nostro gonfalone perché è giusto rispondere sempre presenti quando ti chiama le istituzioni, ma non è stata una scelta nostra stare fuori. Ecco, noi quest'anno organizzeremo col patrocinio della provincia di Pescara questa manifestazione, una pedalata come lo scorso anno, con la presenza però, il valore aggiunto di Mario Massari, attore a livello internazionale. Quindi lo faremo con Pescara Bici, lo faremo con l'altra istituzione che è sul territorio, la provincia di Pescara, a dimostrazione che l'AMPI non divide. Ero presidente del consiglio io del comune di Pescara quando l'AMPI venne a chiedere di organizzare una manifestazione di tipo diverso rispetto a quella istituzionale che si era sempre svolta la mattina con poca partecipazione davanti al muro della stazione. Quindi insomma ci sembrava giusto continuare questo percorso iniziato con loro e con noi al governo della città, un percorso giustissimo che ricorda una tragedia della città di Pescara. Beh, dopo il bombardamento che distrusse questa città del 70% con un numero illimitato di vittime che non si conosce neanche con certezza, Pescara seppe ripartire tutti insieme. Io voglio prendere in analogia con questa situazione, voglio chiedere all'amministrazione comunale di Pescara il prossimo anno di tornare indietro e di far curare l'organizzazione all'AMPI che ha la primogenitura di questa manifestazione e di fare in modo che questa manifestazione sia sentita e siamo tutti insieme a partecipare. Io personalmente come consigliere regionale del Partito Democratico parteciperò alla manifestazione dell'AMPI e parteciperò anche alla manifestazione istituzionale del Comune di Pescara, proprio per dare un segnale.
La Sasi S.P.A. di Lanciano ha chiesto alla Regione Abruzzo di convocare un tavolo tecnico per risolvere i problemi che continuano a creare disagi in molte zone della provincia di Chieti a causa della carenza idrica. Secondo il Presidente basterebbe, occorre un investimento di 30 milioni di euro. Il servizio. Cioè lo stesso problema. Dopo gli annunci, il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, ha messo nero su bianco, formalizzando la richiesta di un tavolo tecnico per discutere e affrontare una volta per tutte problemi irrisolti che continuano a creare disagi e difficoltà in molte zone della provincia di Chieti. Problemi avvertiti soprattutto a Vasto nel Vastese, ma non sono esclusi numerosi comuni del Sangro-Aventino, costretti a fare conti con il razionamento quotidiano dell'acqua, specie nelle ore notturne. Una situazione che, come più volte è stato ribadito dal presidente Basterebbe, può essere risolta solo con un investimento importante di almeno 30 milioni di euro. Dopo il presidente, i primi sindaci a firmare la lettera inviata al presidente della giunta regionale Marco Marsilio, al presidente e direttore generale dell'ERSI Abruzzo, ai ministri di economia e ambiente, a tutti i parlamentari abruzzesi e ai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, sono stati i sindaci di Vasto, San Salvo, Gissi, San Buono e Furci, località che soprattutto nelle ultime settimane hanno sofferto molto per la mancanza di acqua. A sottoscrivere il documento anche i primi cittadini di Ortone e di Lanciano. Per il comitato dei sindaci hanno firmato invece Giulio Borrelli ed Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaci rispettivamente di Atessa e Fossacesia. Capisco la rabbia dei cittadini, ha detto Basterebbe, e proprio con l'obiettivo di confrontarci seriamente sulla questione acqua abbiamo chiesto un tavolo tecnico e mi auguro che sia la volta buona. L'acqua è un bene di tutti, primario è prezioso e quindi, ha concluso, va garantito e assicurato a tutti. Ora si attende di conoscere la data dell'incontro richiesto, con la speranza che i tempi siano davvero brevi. Ad Avezzano si continua a parlare della collocazione del mercato, presa di posizione di Confesercenti, secondo cui dovrebbe tornare in pieno centro il servizio. Fa ancora discutere la questione collocazione mercato del sabato, questa volta a parlare l'Associazione Commercianti Artigiani di Avezzano. È volontà dei diretti interessati far tornare il mercato in centro, questo è il risultato dalla riunione che hanno tenuto commercianti e artigiani. Allora, da parte di tutte le associazioni presenti alla riunione, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato e era presente anche il Centro Giuridico dei Consumatori, è emersa la volontà chiara, ormai nota a tutti da tempo, di chiedere al commissario e quindi all'amministrazione di far tornare il mercato in centro il più presto possibile. L'esperimento noi non lo abbiamo condiviso fin dall'inizio, gli ambulanti in particolare sono stati sempre contrari ad un trasferimento non tanto da Piazza Torlonia ma bensì dal centro. I commercianti sostengono che l'area nord individuata per la sperimentazione, sebbene fosse idonea da un punto di vista della sicurezza, non lo sia stata per i guadagni, che affermano essere diminuiti. Il timore è che le vendite possano scendere ancora con l'arrivo della stagione invernale. Allora, i dati che abbiamo noi, che ci vengono dalle associazioni degli ambulanti, cioè quindi dagli operatori ambulanti che sono presenti nel mercato, sono assolutamente dati negativi. Quindi ci sono, a nostro avviso, tutti gli elementi per prendere una decisione al più presto. Non è possibile, inimmaginabile, pensare che il mercato possa rimanere lì e soprattutto che possa affrontare un inverno che si avvicina in quella zona. Il mercato deve assolutamente tornare in centro al più presto. Dal 28 al 31 agosto tantissimi artisti da tutta Europa sono ospitati a Silvi per il Simposio Internazionale di Arte Contemporanea. Le mostre sono allestite in diversi luoghi della città e già ci sono novità per la prossima edizione. Il servizio. L'arte contemporanea torna a Silvi con il Simposio Internazionale. E noi abbiamo invitato 50 artisti a partecipare a questo simposio di pittura. Mi è piaciuto chiamarlo simposio di pittura perché è un momento di convivialità tra gli artisti. La parola ricorda un po' i banchetti degli antichi greci e romani, quando si cantava, si ballava e c'era questo momento in cui si stava insieme. Ecco, fondamentalmente si deve stare insieme. Quindi l'idea era quella di portare a Silvi artisti bravi, qualificati,
qualificati che vengono da tutta Italia, ma anche da tutta Europa. Ne abbiamo dalla Polonia, dal Libano, dalla Germania, dalla Romania, oltre che da tutta Italia, quindi dalla Campania fino al Friuli, quindi oltre agli abruzzesi che ovviamente hanno aderito in maniera entusiastica alla manifestazione. Bene, dicevo questo, quindi simposio perché era necessario su Silvi far entrare Silvi in contatto con l'arte contemporanea, cioè io vedo che, ma non solo Silvi, un po' ovunque si sta creando un certo disinteresse nei confronti dell'arte, un po' dipende dall'educazione anche scolastica, che non prevede più come una volta dei percorsi di studio che diano la possibilità ai ragazzi di poter così entrare più in sinergia più facilmente con l'arte, con la visita ai musei e tutto il resto. La manifestazione, iniziata il 28 agosto, mette in mostra tante opere d'arte contemporanea in diverse strutture della città e la sera del 31 agosto si concluderà con una grande cerimonia in Piazza dei Pini. Nel momento in cui noi creiamo delle interazioni con artisti di altre regioni, di altre nazioni, e vuol dire che creiamo un contatto, quindi significa che poi anche questi artisti potranno ospitare i nostri artisti altrove e in ogni caso potranno venire qui a Silvi, vedere le bellezze di Silvi, parlarne anche fuori da Silvi, e quindi perché no far venire altri turisti a Silvi. Gli organizzatori già pensano alla prossima edizione. Nel 2020 si punta anche all'esposizione delle opere degli artisti più creativi in assoluto, i bambini. Proprio grazie a questo riavvicinamento del nostro paese al settore culturale, artistico, pittorico, cercheremo l'anno prossimo, per il 2020, a far ripartire la mostra internazionale di pittura dedicata ai bambini in età scolare, per riesumare quella rassegna di pittorica che veniva fatta, pensate, per 35 edizioni è stata fatta qui a Silvi e noi la vogliamo riesumare, rivivere, ecco. Con la fiera di Sant'Egidio in programma domani entra nel vivo il programma della 186esima edizione delle feste di settembre di Lanciano. Per l'occasione saranno circa 200 le bancarelle allestite. Facciamo il punto della situazione con il presidente della manifestazione, Maurizio Trevisan. Ma la preparazione sta andando bene, diciamo che non ci possiamo lamentare, i soliti problemi organizzativi, ma penso facilmente superabili. Sabato ci sarà la fiera di Sant'Egidio, la cosiddetta fiera delle campanelle, sono attesi circa 200 espositori, speriamo che il tempo sia dalla nostra parte, ma le previsioni parlano in questo senso, quindi speriamo bene. Ma il Luna Park dunque dovrebbe arrivare, cioè dovrebbero iniziare i montaggi il 2 a notte e quindi per il 3, penso, e per il 4 dopo la commissione saranno attivi. Quindi. Della Questo, come sta procedendo in città? Ma guarda, non ho notizie precise in merito, ma penso che sia sul trend degli scorsi anni, cioè non una cosa incoraggiante sicuramente, però vediamo. Il dono? Il dono è tutto pronto, ci saranno tantissimi carri e si farà di domenica, quindi penso che ci sarà un'affluenza molto ma molto importante. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con il Pescara, che è attivissimo in questi ultimi giorni di calciomercato. A sorpresa, nelle ultime ore si materializza il ritorno dal Parma del centrocampista José Machin, ma il presidente Sebastiani e i direttori Repetto e Bocchetti sono al lavoro per completare tutti i reparti della rosa biancazzurra. Intanto oggi doppia seduta per la squadra che prepara la prima casalinga in campionato contro il Pordenone. Servizio. Si profila un improvviso ritorno in casa Pescara. Quello di José Machin, il centrocampista nativo della Guinea Equatoriale, aveva lasciato Pescara lo scorso gennaio e si era trasferito al Parma a titolo definitivo tramite un prestito con obbligo di riscatto, ma ora fa il percorso inverso con la formula del prestito con diritto di riscatto. La breve esperienza in terra ducale è stata poco proficua, appena due presenze in Serie A, una da titolare, nello scorso girone di ritorno ed ora una posizione molto bassa
scarsa nelle gerarchie del tecnico Roberto D'Aversa. Così Macin, 30 presenze e 3 gol in 2 mezze stagioni in biancazzurro, torna in riva all'Adriatico cercando di dare qualità, assist e gol al reparto mediano biancazzurro, un reparto sul quale gli uomini di mercato del Pescara hanno inteso intervenire in maniera incisiva viste le avvisaglie di inizio stagione, e il ritorno del giocatore guineano si somma a quello di Castanos della scorsa settimana e all'approdo del possente svedese Svante Ingelsson. In uscita, nello stesso reparto, il senegalese Moussa Ndiaye, che finisce in prestito in Serie C al Rende. Grande fermento anche per gli altri reparti. In attacco, dopo il mancato arrivo di Matos, che ha scelto il Lucerna, resta aperta la speranza per Antonio Di Gaudio del Verona, e i dirigenti biancazzurri, con l'avvicinarsi al gong del 2 settembre, confidano nell'abbassamento delle pretese del calciatore o nella compartecipazione dell'Hellas per il pagamento dell'ingaggio. Nel frattempo, sondaggio con la Sampdoria per l'ex lancianese Federico Bonazzoli, che tuttavia proprio un esterno non è. Definito invece l'arrivo dell'attaccante croato classe 2000 Miloš Bočić, serbo di origini kosovare. Arriva dall'Udinese nell'ambito dell'operazione Ingelsson e può ricoprire il ruolo sia di centravanti sia di esterno. Per la difesa è sempre più in salita la strada che porta al prospetto del Milan Matteo Gabbia, e allora la dirigenza del Delfino sta svoltando su Mirko Drudi, che ha ancora un altro anno di contratto con il Cittadella, e le parti sono al lavoro per trovare la migliore soluzione per concretizzare il trasferimento al Pescara. Chi dovesse arrivare occuperà la casella lasciata sguarnita dalla partenza di Perrotta. Non mancheranno interventi anche per il ruolo di portiere. Elan Castrati sta per trasferirsi al Lugano e allora servirà un nuovo vice per Vincenzo Fiorillo. Fasi, come si capisce, piuttosto concitate a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ma nel frattempo il calcio giocato e il campionato chiamano la squadra di Luciano Zauri. Domenica obiettivo riscatto all'Adriatico, dove arriverà la matricola Pordenone galvanizzata dall'exploit ai danni del Frosinone. Non mancano gli interrogativi per Zauri in tutti i reparti. In difesa saranno da valutare Balzano, che sta smaltendo una distorsione alla caviglia, e Bettella, che soffre ancora di una contusione al piede riportata in Coppa ad Empoli. Pronti nel caso Zappa a destra e la coppia Scognamiglio-Campagnaro al centro. In mediana potrebbe scattare l'ora di Luca Palmiero, mentre in attacco scalpita Di Grazia. Con l'inserimento dell'ex catanese, Brunori potrebbe entrare in ballottaggio con Tuminello per il ruolo di centravanti. Serie C, dietro fronte in casa Teramo, ieri è saltato il tesseramento del difensore del Brescia Massimiliano Malgraviti, per il quale il tecnico Corini aveva chiesto di temporeggiare a causa di alcuni infortuni subiti da alcuni pari ruolo. La dirigenza teramana allora ha virato verso Luca Iotti dall'Olbia, il giocatore ha firmato un contratto biennale. Lascia Teramo invece l'attaccante Lorenzo Pinzauti, che finisce al Novara in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ascoltiamo ora il giovane centrocampista Federico Viero, che parla del debutto in Serie C a Catanzaro. Agna Cantagalli. Federico, nonostante la sconfitta, scommetto sia stata una bella emozione esordire al Ceravolo davanti a 7.000 persone, per te che insomma venivi dalle giovanili del Sassuolo. Sicuramente sarà un giorno che non scorderò facilmente, perché esordire davanti a così tante persone in uno stadio così grande è stato molto emozionante. Dicevamo della sconfitta, arrivata però magari per colpo forse di un primo tempo in cui vi siete un po' chiusi, nel secondo tempo meglio. Sì, siamo usciti sia fisicamente che caratterialmente. Questo ci dà la consapevolezza del fatto che stiamo bene fisicamente, e il primo tempo forse dovevamo aggredire un po' di più la squadra, il Catanzaro. E prime impressioni del mondo professionistico quali sono state? Molto bello, tutto molto bello. È tosta, bisogna lavorare tanto, però è tutto molto bello. Lo sai che dal precampionato sei uno di quelli di cui si dice meglio, insomma, del Teramo, tra i giovani. Speriamo di non deludere queste aspettative. I tuoi obiettivi personali, oltre che di squadra per questa stagione, cercherai di rubare il più spesso possibile il posto ad Arrigoni? No, non è una competizione con lui, io ce la metterò tutta e mi devo ritagliare i miei spazi in qualsiasi modo, però non è una competizione personale con Arrigoni, perché lui è un giocatore fortissimo, quindi... Caratteristiche? Regista, mezzala, indifferente? Sì, dai, a me piace fare tutte e due. Mi piace più giocare con la palla nei piedi, però penso di poter fare tutti e due i ruoli. Dal Sassuolo cosa ti porti dietro? Dal Sassuolo mi hanno cresciuto molto sia fisicamente che professionalmente. Mi hanno insegnato come si lavora e quanta dedizione devi mettere in tutte le cose che fai.
Serie D, disposto il divieto di trasferta per i tifosi ospiti in vista della gara Vastese-Chieti prima di campionato del Girone F, in programma domenica prossima alle ore 15 allo stadio Aragona di Vasto. Impossibilità di essere presente all'Aragona saranno i residenti di Chieti e di altri centri vicini, nello specifico San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Villa Magna, Bucchianico, Miglianico, Cepagatti e Manopello. E questo alla luce della determinazione della Prefettura di Chieti sulla base dei profili di rischio della partita messi in evidenza dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. Per i tifosi di casa sarà necessario esibire un documento di identità che attesti il comune di residenza per l'ingresso allo stadio. Ha preso il via ieri a Pineto l'ottavo Memorial Mariani Pavone, torneo internazionale giovanile riservato agli under 16, classe 2004, 8 le squadre partecipanti. Roberta Di Sante. Antonio Pavone è un po' l'anima della nuova associazione, vicepresidente di Angeli Biancazzurri. Siamo semplicemente una figlia minore del Pineto Calcio, che ci abbraccia e ci assorbe completamente. Infatti la nostra sede è quella del Pineto, gli impianti sfruttati sono quelli del Pineto, il nostro grande presidente è il nostro primo alleato, come è giusto che sia, ed è una creatura nella quale noi abbiamo sempre creduto. Stiamo crescendo tutti gli anni e abbiamo fatto questo passo per guadagnare una piccola autonomia, perché rende tutto amministrativamente, diciamo, e logisticamente tutto un po' più semplice. Noi siamo nella situazione negli ultimi almeno 2-3 anni di poter scegliere chi invitare e diamo sempre spazio a qualche squadra straniera importante, partner. In questo momento la gara d'esordio sono in campo il Pescara e l'Onca, che è una squadra finlandese di una città vicino a Helsinki che ci torna a trovare per la seconda volta. C'è anche il Malmo, che è una squadra da svedese, insomma, è molto conosciuta. Come negli anni scorsi abbiamo avuto la Stella Rossa, il Benfica, abbiamo avuto l'Hajduk. Siamo felicissimi anche per quest'anno, per l'avvio e la riuscita sicura, perché ormai è a prova di bomba, del Memorial Pavone Mariani. Ormai è un appuntamento fisso che rimarca ancora una volta il connubio ormai quasi indissolubile che c'è tra la città di Pineto e lo sport. Diamo ovviamente il benvenuto a tutti i giovani atleti che si cimenteranno in questa manifestazione, che ormai è un fiore all'occhiello nell'ambito del panorama calcistico giovanile. Atleti nazionali delle squadre più importanti del nostro panorama calcistico nazionale, parliamo di Inter, Milan, Roma, e atleti internazionali, e questa è la riprova che Pineto, insomma, costituisce ancora oggi una cornice, una vetrina che è appetita da tutti. Questa manifestazione è in onore di due ragazzi del nostro vivaio che hanno avuto purtroppo la sfortuna di lasciarci prematuramente. E quello che mi piace dire oggi è che coloro che vogliono diciamo in maniera fortissima ricordare questi ragazzi sono quelli che erano i coetanei di allora, perché stiamo parlando di tantissimi anni, no? Sembra che Pavone sia il 24esimo, 25esimo anno, no? Quindi l'organizzazione si muove grazie al Pineto Calcio sicuramente, ma soprattutto ai coetanei dei ragazzi che non ci sono più, che oggi onorano la memoria loro, soprattutto uno dei due, cioè Mariani, che era un grandissimo tifoso dell'Inter, e questa manifestazione non a caso prevede che il Pineto si misuri proprio con l'Inter in omaggio a questa sua grandissima passione. Tutti i servizi che avete visto saranno disponibili tra poco on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con le edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per averci scelto.